Tra l'altro, Moro e Don Tonino Vergo non sono due evocazioni a caso, indicano, come dire, anche con dei volti di fiducia, due riferimenti che sono essenziali per noi e che sono la Costituzione della Repubblica e il Concilio Vaticano II, che non ci dobbiamo mai dimenticare di questi punti di riferimento. Ecco, sono un po' come la bussola per noi sul piano ecclesiale e sul piano civile. Possiamo dire che noi cristiani cattolici di oggi siamo i cristiani cattolici del Concilio e della Costituzione. Il riferimento fondamentale alla Costituzione, che come dire, ha un impianto soprattutto nei principi fondamentali, ovviamente dell'ordinamento, le opere che si può aggiornare, ma i principi fondamentali riversano nella Costituzione quella che era la linea calda del pensiero personalista, comunitario, democratico, cristiano, e che caratterizzano la nostra Costituzione. Quindi è ancora per noi oggi un grande punto di riferimento. Però a partire da questo la domanda diceva, ma insomma forse siamo ancora fermi, forse continua quella prospettiva così un po' manageriale. A mio modo di vedere, in realtà ci sono elementi di continuità, di vischiosità, perché chiaramente è molto difficile poter fare rapidamente dei cambiamenti dopo che si sono sedimentate anche un po' delle linee. Però a me sembra che ci sia una prospettiva ormai differente, proprio perché è una stagione archiviata, è una stagione, qui mi assumo veramente in toto la responsabilità di quello che sto per dire, che ha portato a un gigantesco fallimento pastorale, di cui non si parla, ma che secondo me è evidente. Non ha portato da nessuna parte, quindi penso che ormai nessuno ne senta molto la nostalgia, tutto sommato. Ci possono essere fattori in qualche modo personali legati a chi ha molto sostenuto e quindi un po' continua a sostenere, ma insomma mi pare che la prospettiva sia diversa. E allora, ecco, e per chiarire il senso della prospettiva diversa, che poi è una prospettiva appunto della costituzione del Concilio, cioè quindi non è un salto nel buio, è un riprendere la strada maestra. Proprio l'esempio che è stato fatto della scuola pubblica, statale o non statale, ecco, mi aiuta a chiarire questo. Il senso di quello che dovrebbe essere, mi pare sempre più sia e sarà l'atteggiamento complessivo della Chiesa italiana. E cioè, la Chiesa italiana, i cattolici, come hanno detto nella settimana sociale, eccetera, hanno di mira, di vista, come obiettivo, il bene comune, non i cosiddetti interessi cattolici, il bene comune, il che significa che certamente la scuola pubblica statale, dove ci sono la maggioranza degli studenti cattolici, la maggioranza degli insegnanti cattolici e in genere la maggioranza degli studenti e degli insegnanti italiani, è chiaro che al primo posto nel cuore della Chiesa. Sarebbe folle non pensare questo e sarebbe contraddittorio con il bene comune. Ma proprio in una prospettiva di bene comune, detto questo, si deve anche dire che è bene per la scuola pubblica statale che in un sistema scolastico integrato come quello ormai della legge italiana ci sia a fianco una scuola pubblica non statale, perché questo alimenta un pluralismo e una libertà di educazione che è appunto attua il dettato costituzionale. Ma perché anche questo fa parte del bene comune, non perché bisogna difendere gli interessi cattolici, è chiaro? Allora, il bene comune nella sua prospettiva prevede una scuola pubblica statale, come diceva ora la Costituente, scuola di tutti e servizio di tutti, per tutti, che diceva noi non siamo contro lo Stato, Moro la Costituente su questo punto, ma sempre per il bene comune.
costituzione di cittadinanza. Quindi questa prospettiva non è quella della Costituzione, non è quella del Concilio e non potrà mai essere la linea principale dei cattolici italiani. Non escludo che qualche gruppo minoritario possa avere idee diverse e che possa pensare, per esempio, diversamente da quello che il secondo comma della Costituzione, dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica, che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona. So bene che c'è oggi qualcuno, anche in campo cattolico, che pensa che non è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli alla libertà e l'uguaglianza, però sono certamente prospettive minoritarie. La grande linea, la strada maestra indicata dalla Concilio e dalla Costituzione è quella che dicevo prima, il bene comune. All'interno c'è un sistema scolastico integrato con la scuola pubblica statale e la scuola pubblica non statale. E rispetto allora alla politica e alle vicende politiche attuali, c'è un certo bottismo, c'è un dare un po' per cento una alla botte, c'è un gioco delle parti tra la conferenza episcopale e il cardinale Bertone e la segreteria di Stato. Non lo so perché non sono molto attento, su questo appunto può rispondere forse a forza di Serusala, ci vesco tutti perché anche lui poi sia poi così informato a questi livelli, però magari lo sottovaluto, ma lui è un filo diretto con il cardinale Bertone e si telefona di sera, non lo so, ce l'ho dirà lui. Però diciamo, al di là di quelle che possono essere poi le riflessioni, le valutazioni di discernimento e di atteggiamento di linea, quello che è detto qualche giorno fa, quindi quello che emerge, l'hanno detto tutti i giornali, che è una lettura anche qui maggioritaria degli osservatori anche esterni alla comunità ecclesiale, ha dato una lettura abbastanza univoca, salvo anche qui frange minoritarie che hanno dato un'altra lettura. Dopodiché è bene che la Chiesa non faccia troppo politica, è bene che la Chiesa evangelizzi e faccia la politica con la P maiuscola della costruzione della città dell'uomo a misura d'uomo, e lì emergeranno, rifacendo riferimento al Vangelo e all'insegnamento sociale della Chiesa, poi emergeranno lì nella realtà quelle che sono opzioni dissonanti rispetto al Vangelo e rispetto all'insegnamento sociale della Chiesa. Il problema è quando si mette da parte il Vangelo e l'insegnamento sociale della Chiesa, lì c'è un problema. Quando si pensa di bypassare l'evangelizzazione fidando troppo sulle sicurezze umane, perché per mancanza di coraggio, per paura talvolta, ma appunto la paura però dal punto di vista evangelico non è mancanza di coraggio, è mancanza di fede, perché quando Pietro cammina sulle acque che sono agitate e comincia ad affondare e ha paura, in realtà non ha fede. Quello che è chiesto ai cattolici, alla Chiesa, non è di approntare dei salvagenti e delle scialuppe di salvataggio davanti alla tempesta del materialismo carico. Quello che è chiesto è di avere fede, perché poi faccia la scelta dell'evangelizzazione, che poi significa questo, appunto, educazione come evangelizzazione, educare